Salve ragazzi e benvenuti a PlayStation Update, la rubrica di EveryEye.it che vi tiene aggiornati sulle ultime uscite del PlayStation Network. Il piatto forte di questo nuovo aggiornamento settimanale è Abe's Odyssey New and Tasty, attesissimo remake del celebre titolo The Oddworld Inhabitants, uscito originariamente sulla prima PlayStation. Rispetto al gioco pubblicato nel lontano 1997, il prodotto si presenta in forma smagliante, grazie a un motore grafico al passo coi tempi e ad un generale rinnovamento delle meccaniche. Per chiunque non lo ricordasse, si tratta di uno splendido puzzle adventure ambientato in un mondo curato all'inverosimile, che ci chiederà di vestire i panni di Abe e fuggire dal complesso industriale nel quale siamo intrappolati. L'avanzamento deve essere sempre ponderato e ragionato. In certi momenti dovremo infatti correre a perdifiato e dimostrare un tempismo perfetto, ma nella maggior parte dei casi il nostro scopo principale sarà quello di osservare con attenzione gli elementi dello scenario al fine di interagire con esso e con i nemici presenti nelle aree di gioco. Il titolo è una vera e propria gemma rara di quelle che non si vedono più ormai da un paio di generazioni. Al costo di €20,99 vi consentirà di imbarcarvi in un'avventura letteralmente indimenticabile. Telltale Games pubblica il quarto episodio della seconda stagione di The Walking Dead su PlayStation 3 e PlayStation Vita. Il contenuto può essere acquistato a €4,99 e continuerà a raccontare il duro viaggio di Clementine in un mondo allo sbando. Ricordiamo inoltre che la stagione di quest'anno si concluderà con il quinto episodio e che sarà disponibile più avanti nella sua interezza in una versione retail anche su PlayStation 4. Tra i contenuti più importanti in questo aggiornamento troviamo anche Crown of the Sunken King, il primo capitolo della trilogia di espansioni chiamata The Lost Crowns, disponibile per l'eccezionale Dark Souls 2. Il contenuto aggiuntivo introduce nuove terre da esplorare, dove i giocatori potranno affrontare nemici sconosciuti, superare sfide diaboliche e sconfiggere pericolosissimi boss che, come da tradizione della serie, garantiranno un livello di sfida decisamente elevato. Il prezzo del DLC su PlayStation 3 è fissato a €9,99. Dopo il buon debutto su PlayStation 4 avvenuto a giugno, Entwined arriva anche su PlayStation 3 e PlayStation Vita, mantenendo intatte le funzionalità di cross-buy, venduto a soli €7,99. Stiamo parlando di un titolo sviluppato da Pixel Opus per Sony Computer Entertainment, nel quale prenderemo il controllo di due animali, un pesce e un volatile, il cui movimento verrà affidato rispettivamente allo stick destro e a quello sinistro. L'obiettivo sarà quello di guidare queste due creature in una struttura cilindrica al fine di farli centrare una serie di bersagli colorati. Potremmo quasi assimilare il gioco ad un rhythm game, caratterizzato però da uno stile grafico e da un racconto etereo ma efficace che più di una volta sembra strizzare l'occhio allo splendido Journey. Terminate le novità, passiamo dunque alle offerte di questa settimana, dedicate principalmente a PlayStation 3 e PlayStation Vita. Gli utenti della console portatile avranno la possibilità di scaricare a prezzo scontato l'eccellente Dust Force e Ragnarok Odyssey Ace, rispettivamente a €4,99 e €14,99. Su PlayStation 3 segnaliamo invece il Digital Bundle di Castlevania Lord of Shadow 2 a €14,99. L'ultima fatica di Mercury Steam si è contraddistinta per un setting in buona parte ispirato e per una vicenda tutto sommato interessante, rovinata purtroppo da un level design non sempre perfetto e dall'introduzione di alcune meccaniche di gameplay che si sono rivelate frustranti e discutibili. Questa offerta potrebbe comunque fare al caso vostro qualora siate appassionati della saga e non vedeste l'ora di concludere il viaggio di Gabriel Belmont. Con questo è tutto, noi con PlayStation Update ci vediamo come sempre il prossimo venerdì. Un saluto!